Allora, cari titolari d'azienda, titolari di partita IVA, questo video è dedicato a voi, diretto a voi. Il motivo per cui non riuscite a fare impresa è perché non avete le competenze imprenditoriali, non sapete come si fa a fare impresa nel XXI secolo. Il 99% delle imprese sono capitanate da persone che non sono imprenditori, sono lavoratori autonomi, c'è una grossissima differenza. I veri imprenditori sono quelli che sanno far crescere le aziende, i lavoratori autonomi sono quelli che le aziende cercano di tenerle in vita, ma non ci riescono. Perché? Perché sono incompetenti in imprenditoria. Le associazioni degli imprenditori dicono a unisono che mancano gli imprenditori e questo è quello che intendano, anche se non ve lo dicono direttamente. Dicono mancano gli imprenditori, dicono che bisogna investire sui giovani più che altro per risolvere il problema, cioè per far sì che il numero degli imprenditori possa tornare a salire, ma niente di quello che dicono è utile a risolvere il problema, a raggiungere l'obiettivo. Perché? Due motivi. Non hanno le competenze nemmeno loro, non sanno come si fa impresa nel XXI secolo e perché sono organizzazioni parastatali, benché siano istituzioni private, non pubbliche, cioè non governative, funzionano di conseguenza al volere dello Stato. Lo Stato è il nemico numero uno delle imprese, delle piccole e medie imprese. Lo Stato è il nemico numero uno della gente. Non vogliono lo Stato, cioè tutte le persone che lo rappresentano e le organizzazioni che sono lo Stato, cioè le big corporations, non vogliono che la gente faccia successo, non vogliono che la gente cresca, il che vuol dire impedire anche alle aziende di crescere. Non vogliono concorrenza, vogliono una marea di lavoratori che sono disposti a lavorare per loro, alle loro condizioni, cioè condizioni sempre più precarie e per compensi sempre più bassi. E tutto quello che fanno attraverso il sistema istituzionale è raggiungere l'obiettivo loro, che è quello appunto di creare una massa di lavoratori e eliminare le aziende. Ora, non è vero che siete vittime della pressione fiscale. La pressione fiscale non è il problema. Il problema è l'incompetenza imprenditoriale. Gli imprenditori competenti non hanno il problema pressione fiscale. Cosa fa di un imprenditore competente, un imprenditore di successo? Prima di tutto, l'interesse a crescere. Se non sei interessato a crescere come persona e a prosperare, non puoi far crescere un'azienda. Un'azienda che non cresce è un'azienda che muore. Oggi, al mondo d'oggi, siamo al punto in cui se un'azienda non cresce, muore. È finita l'epoca in cui le aziende potevano essere tenute in vita in modo lineare, in pari. Oggi o si cresce o si muore. E la moria delle aziende a cui stiamo assistendo quasi impotenti ormai da più di 30 anni, dall'inizio degli anni 90, è la conseguenza del fatto che la gente, più che altro, non è interessata a crescere, a prosperare. La gente non sa fare business. Il 99% delle aziende sono di proprietà della gente. La gente è lavoratrice, la gente è i lavoratori. La gente non sono imprenditori. Se non sei capace di far crescere un'azienda, non ti puoi considerare un imprenditore. Sei un lavoratore autonomo. Il 99% delle aziende sono in mano a lavoratori. Persone disinteressate alla crescita, persone che considerano le aziende come vacche da mungere, come diceva Churchill, invece che strumenti attraverso i quali contribuire sempre di più alla crescita e allo sviluppo socio-economico. Una considerazione o due considerazioni che fanno molta differenza fra il fare impresa e essere imprenditori di successo e essere imprenditori fallimentari.
le due considerazioni che fanno dei primi, dei lavoratori, quelli che puntano a far reddito, quelli che guardano all'azienda come uno strumento attraverso il quale fare soldi, e invece gli imprenditori di successo, che sono quelli che l'azienda la considera uno strumento, un mezzo per contribuire sempre di più alla crescita e allo sviluppo socio-economico. Nessuno delle associazioni, organizzazioni, rappresentanti di categoria, cioè titolari partita IVA, commercianti, artigiani, imprenditori, eccetera, è in grado di aiutarvi a diventare persone, imprenditori di successo, perché nessuno di queste organizzazioni vi insegna come funziona il mondo. Il mondo funziona in base a un meccanismo ben preciso che è stato creato dagli uomini e sviluppato dagli uomini nel corso dei secoli per permettere agli uomini di crescere e prosperare, che è quello che sono interessati a fare per natura. Per natura siamo stati creati per crescere e prosperare. La crescita e la prosperità, cioè l'interesse a crescere e a prosperare, è l'aspetto che contraddistingue maggiormente gli uomini dagli animali. Se non siamo interessati a crescere e a prosperare, non siamo uomini, siamo animali. Viviamo come gli animali. Quindi siamo uomini animali, animali sotto l'aspetto biologico, uomini sotto l'aspetto biologico, fisiologico e antropomorfo, ma non sotto l'aspetto filosofico, che è quello che conta, che è quello che fa la differenza fra una persona di successo, quindi un imprenditore di successo, e una persona fallimentare, un imprenditore fallimentare. Il vero problema dell'azienda Italia è che mancano persone che sanno vivere secondo la natura dell'uomo, cioè secondo i concetti e principi su cui è basata la vita dell'uomo, naturalmente parlando, filosoficamente parlando. Nessuna delle associazioni e delle categorie che vi rappresentano vi possano aiutare a risolvere il problema, cioè il problema che per voi è pressione fiscale, quindi incapacità di mantenere le vostre aziende in vita, perché nessuna di queste vi insegna come funziona il mondo. E nessuna di queste è in grado di prepararvi su come si fa impresa nel XXI secolo. Questo lo so perché sono stato a sentire quello che dicono durante i loro convegni e perché ho parlato direttamente con i vari presidenti delle varie associazioni tra la Toscana e le altre regioni del centro Italia. Quando capiscono che ne sai più di loro, si chiudono a riccio perché non vogliono perdere la poltrona. Non sono andato per cercare di rubare la poltrona a nessuno, ma sono andato da loro a dirgli quello che loro non sanno, che è quello che sanno gli imprenditori di successo. Sono andato a dire loro: guardate che quello che state dicendo ai vostri associati non è niente di utile per poterli fare, per poterli mettere in condizione di crescere, e quindi se non mettete in condizione di crescere i vostri associati sono destinati a fallire. Non mi hanno voluto ascoltare, o meglio mi hanno ascoltato, ma dopo non c'è stato nessun seguito. Perché? Perché capiscono che ne sai più di loro. Quindi, risoluzione al problema azienda Italia, soluzione del problema mancanza degli imprenditori: bisogna formare le persone a fare impresa nel XXI secolo, che vuol dire bisogna insegnare alle persone, alla gente, specialmente ai giovani, come funziona il mondo. E oggi non c'è nessuno, e sottolineo nessuno, fra quelli che hanno le competenze, sanno come funziona il mondo e sanno come si fa a fare impresa, nessuno è interessato a dirvelo, a dirlo alla gente. Perché? Perché è un argomento che richiede di parlare di certi argomenti che per la gente sono tabù, molto tabù. Perché in pratica bisogna dire delle cose che fanno capire alla gente che è al mondo ma non sa come funziona il mondo. E siccome il mondo funziona sugli stessi concetti e principi su cui funziona la vita dell'uomo, perché l'uomo se l'è creato il suo mondo a sua immagine e somiglianza, la gente capirebbe che ha una vita ma non ne conosce il significato.
e quando si arriva a toccare questo tasto, invece di essere utili, si diventa nemici. Perché? Perché la gente non accetta la verità, cioè quella più brutta, che è: siete al mondo ma non sapete come funziona il mondo, avete una vita ma non ne conoscete il senso. Quindi, se volete fare impresa, volete fare successo come imprenditori, dovete essere pronti, disposti a prendere in considerazione delle verità che la stragrande maggioranza delle persone considera scomode, che sono le verità che riguardano il mondo e la vita in generale. Se non sarete in grado di prendere in considerazione queste verità, non avete futuro come imprenditori. Sono oggi l'unico fra quei pochi che hanno le competenze per fare impresa nel XXI secolo che è disposto a dirvelo, che è disposto a dirlo alla gente. E vorrei trovare persone che sono interessate a capire tutto quello che c'è da capire, a sapere tutto quello che c'è da sapere, per poi insieme creare una nuova organizzazione, una nuova associazione, un'unione di imprenditori che sono interessati a crescere. Arrivederci.